Proprio il racconto degli operai e dell'occupazione della fabbrica nel 1919, nei ricordi di alcuni vecchi operai Fiat quasi 50 anni dopo. I pochi che ancora sopravvivono sono ricoverati all'ospizio, come l'ex tipografo Achille Maletti, che vive nel ricovero di Corso Casale. Luigi Chignoli è impiegato al CRAL di Corso Novara. L'unico che ha anche qualche soddisfazione materiale è Maurizio Garino, un anarchico che vive nella sua casa di campagna. Dopo c'è venuto le elezioni del 19 e dopo c'è venuto l'occupazione delle fabbriche del 20. Per quale ragione? E per il contratto di lavoro. Come si fa oggigiorno il contratto di lavoro dei metallurgici. Del 19 si è chiesto le 8 ore, che quindi le 8 ore si sono date a tutte le fabbriche, perché c'erano le fabbriche metallurgici, facevano 10 ore, c'erano delle fabbriche tessili che facevano 12 ore. E quindi anche i tessili hanno fatto la sua agitazione e hanno conquistato anche loro le 8 ore. L'occupazione delle fabbriche, nell'intendimento di coloro che lo hanno deliberato e soprattutto nell'intendimento del proponente, onorevole Buozzi, voleva significare l'istituzione di un'arma nuova nelle mani dei lavoratori, in aggiunta allo sciopero, che certamente era già un'arma abbastanza potente. L'idea dei consigli di fabbrica era stata, a dir la verità, di Gramsci. Di Gramsci, il quale già da qualche anno dava la politica a Torino, attraverso i giornali, e anche interessandosi di problemi operai e di problemi sindacali. I rapporti con Gramsci per me si sono ridotti a questo. Quando lui ha incominciato a fare la prima propaganda per l'istituzione in Italia del Partito Comunista, ed è stato lui proprio il creatore del Partito Comunismo in Italia, e ha incominciato qui a Torino, io ho l'orgoglio di dire che sono stato uno dei primi oppositori. Mi sono opposto con tutte le mie forze a quello che Gramsci intendeva di istituire, non tanto per il comunismo in se stesso, che allora non conoscevo molto profondamente, ma soprattutto per il danno che avrebbe portato alla scissione del nostro partito nel campo sindacale. Il Gramsci sosteneva che i consigli di fabbrica, a similianza dei soviet russi, dovevano costituire le cellule della futura società anche, e occuparsi naturalmente di politica. Noi invece, che eravamo elementi, diremo così, refrattari allo Stato, volevamo che queste cellule fossero unicamente cellule di produttori organizzati su un piano produttivo all'infuori di ogni intervento dello Stato. Qui c'era il punto di divergenza con Gramsci, però questo non ha impedito una collaborazione fraterna e intensa per tutto quel periodo. Immagino che le più grosse battaglie le avrete dovute sostenere con il vecchio Agnelli. Altro che, sono incontrato per quella occasione lì e per altre occasioni particolari che riguardavano esclusivamente la Fiat. E io, che ebbe l'avventura di essere delegato della FIOM con il compianto Ferrero e con i membri del consiglio di fabbrica della Fiat, che erano diretti da Parodi, ebbene, ho sentito dalla bocca del senatore Agnelli ringraziamenti al consiglio di fabbrica per aver mantenuto gli stabilimenti in ordine. Metallurgici facevano 10 ore, c'erano delle fabbriche tessili che facevano 12 ore, e quindi anche i tessili hanno fatto la sua agitazione e hanno conquistato anche loro le 8 ore. L'occupazione delle fabbriche, nell'intendimento di coloro che lo hanno deliberato e soprattutto nell'intendimento del proponente, onorevole Buozzi, voleva significare l'istituzione di un'arma nuova nelle mani dei lavoratori, in aggiunta allo sciopero, che certamente era già un'arma abbastanza potente. L'idea dei consigli di fabbrica era stata, a dir la verità, di Gramsci. Di Gramsci, il quale
già da qualche anno dava la politica a Torino, attraverso i giornali, e anche interessandosi di problemi operai e di problemi sindacali. I rapporti con Gramsci per me si sono ridotti a questo. Quando lui ha incominciato a fare la prima propaganda per l'istituzione in Italia del Partito Comunista, ed è stato lui proprio il creatore del Partito Comunismo in Italia e ha incominciato qui a Torino, io ho l'orgoglio di dire che sono stato uno dei primi oppositori. Mi sono opposto con tutte le mie forze a quello che Gramsci intendeva di istituire, non tanto per il comunismo in se stesso, che allora non conoscevo molto profondamente, ma soprattutto per il danno che avrebbe portato alla scissione del nostro partito nel campo sindacale. Il Gramsci sosteneva che i consigli di fabbrica, a somiglianza dei soviet russi, dovevano costituire le cellule della futura società anche, e occuparsi naturalmente di politica. Noi invece, che eravamo elementi, diremo così, refrattari allo Stato, volevamo che queste cellule fossero unicamente cellule di produttori organizzati su un piano produttivo all'infuori di ogni intervento dello Stato. Qui c'era il punto di divergenza con Gramsci, però questo non ha impedito una collaborazione fraterna e intensa per tutto quel periodo. Immagino che le più grosse battaglie le avrete dovute sostenere con il vecchio Agnelli. Altro che, ci sono incontrato per quella occasione lì e per altre occasioni particolari che riguardavano esclusivamente la Fiat. E io che ebbe l'avventura di essere delegato della FIOM con il compianto Ferrero e con i membri del consiglio di fabbrica della Fiat, che erano diretti da Parodi, ebbene, ho sentito dalla bocca del senatore Agnelli ringraziamenti al